ritorna e si ritorna con il video sul Wing Chun, i pugni del Wing Chun. Mi viene già da ridere, perché quello che molti di voi pensano che sia il pugno, l'elemento distintivo del Wing Chun, non è il pugno del Wing Chun. Vado alle ciance e utilizziamo il nostro bel pupazzo talpa per mostrare il pugno del Wing Chun. Mostri pure cos'è un pugno Wing Chun. C'è un pugno per lo stile Wing Chun, signor talpa. Ecco, questa è la prima cazzata. Perché la gente pensa che la semplice estensione del gomito dalla posizione di guardia sia il pugno Wing Chun. E è il primo errore questo. Il pugno Wing Chun nasce dalle gambe, perché nasce dallo spostamento. Difatti ogni singola tecnica del Wing Chun altro non è che la deformazione di un pugno. Questo fa sì che il pugno Wing Chun dalla posizione di guardia non sia semplicemente questo, ma sia questo. Da qua, ora, quando si scarica a terra, il gomito spinge avanti il pugno e letteralmente trapassa il bersaglio, perché in realtà il bersaglio del pugno Wing Chun non è l'elemento che viene colpito, è oltre. Il bersaglio è dietro a ciò che noi colpiamo. Ciò che noi colpiamo non è altro che un'ostruzione tra noi e il nostro vero bersaglio. Quindi il pugno Wing Chun dalla posizione di guardia, prendiamo quella laterale, sarà questo. Io vado a sferrare un colpo, quando mi muovo con il passo, arrivo che non ho ancora scaricato a terra il passo, da qua scarico e colpisco, estendo il gomito. Anche perché ogni colpo non è altro che un lancio elastico di un arco, supportato sempre dalla spinta delle gambe e dallo scarico a terra. Ma veniamo ora a quello che molti pensano sia l'elemento distintivo del Wing Chun. Se si parla di Wing Chun, tutti pensano che l'elemento distintivo siano i pugni a catena. Peccato che questo sia un esercizio, non è neanche una tecnica. In realtà l'elemento distintivo per il Wing Chun potrebbe essere inteso come una tra le pochissime tecniche che sono presenti nel Wing Chun tradizionale, ma non in altri stili di Kung Fu tradizionale. In tal caso l'elemento contraddistintivo potrebbe essere il Bonsao. Il Bonsao effettivamente non è presente in nessun altro stile, quindi questa tecnica che carica a molla l'attacco dell'avversario per poi controllare e rilasciare non è effettivamente presente. Potrebbe essere quello. Ma perché i pugni a catena non sono una tecnica ma un esercizio? Ritorniamo a utilizzare il nostro caro ospite e ipotizziamo che mi molli una raffica di pugni a catena. La raffica non esiste già più. Ma andiamo oltre a questo. Mi molli un'altra bella raffica di pugni a catena. Oh. Due tecniche. Cosa ho utilizzato? Ho utilizzato il Tansao sul primo e poi sono andato con il Chuinsao e ho ricomposto la guardia sul secondo. Pugni a catena evitati, ma potrebbe andare molto più velocemente. Sì, con i se e con i ma non si arriva da nessuna parte. Se lui va velocemente, io faccio esattamente come ho fatto prima, abbrevio la linea. In questo momento l'ho fatto anche senza guardare, non appena ho sentito la pressione. I pugni a catena sono un esercizio per la concatenazione, non una tecnica, non la chiave universale dell'elemento risolutivo che molti pensano. Difatti, se io volessi essere bastardo e volessi utilizzare, ad esempio, una tecnica pugilistica del Sanda, quando arrivano i pugni a catena, che cosa faccio? Esco e vado con un bel montante. Quindi, a rallenti, esco e carico un montante dal basso. Il montante, anche se tenesse chiusi i pugni, entrerebbe ugualmente. Soprattutto se voglio essere bastardo e non tiro un montante classico, ma lo tiro di taglio. In questo modo, anche utilizzando un guantone, passerebbe ugualmente dentro la guardia. C'è da dire altro sui pugni?
appena portato di quello di prima. Esatto, è un concetto, è un esercizio, è un'idea, non è una tecnica risolutiva. Noi ci vediamo nel prossimo video e iniziamo a parlare dei calci. Finiti poi i calci, potremo parlare finalmente delle tecniche. Grazie per la visualizzazione e mi raccomando, se ti è piaciuto il video lascia un like, un commento e perché no, se non sei ancora iscritto iscriviti al canale così rimarrai sempre aggiornato. In caso volessi tenerti aggiornato, dato che ricomincerò i miei allenamenti, seguimi anche sui social, trovi tutti i link qua sotto. Alla prossima!